Quanto c'è di giallo nella vostra vita? Scopritelo E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? con noi. Ha risolto giallo! Buonasera e bentornati a Risolto Giallo, versione trasferta. Buonasera anche da Niccolò Mazzavillani. Quest'oggi, non all'interno degli studi di Milano News, ma tutt'altra parte. Ci troviamo infatti ospiti di Gino Marchitelli dell'Associazione Culturale Il Picchio al Festival Maggio in Giallo di San Giuliano Milanese, giunto niente di meno che alla sua nona edizione. E questa sera noi intervisteremo due autori, uno dei quali è già pronto qui a combattere a contro di me, prevalentemente, che io purtroppo abbasserò, fino adesso c'è stato un livello molto alto qui a Maggio in Giallo. Io purtroppo mi scuso già con tutti i presenti, io purtroppo lo abbasserò. Del resto i risoltisti gialli ne sono abituati e persuasi perché è ormai un anno e 2 mesi che Mazzavillani ammazza tutte le puntate. Quindi da Esatto. Alessia Sorgato diamo il via alla puntata e Achille Macatani tra noi. Buonasera. Buonasera e un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici in studio, qui in sala e anche quelli che ci guardano dalla televisione e anche dal web. Qui mi viene difficile dire al nostro ospite benvenuto, perché in questo caso siamo noi gli ospiti, quindi un po' il contrario. Ci dia lei il benvenuto a No, chi? io vi do il benvenuto anche portando anche il messaggio non solo da parte di Gino Marchitelli, ma anche della casa editrice per la quale collaboro, la Fratelli Fini Editori. Qui e benvenuti qui a San Giuliano Milanese, la città del giallo, la città del giallo, la città che ospita ogni anno tanti autori. Quindi siamo a San Giuliano Milanese. Esatto. Via. Via. Dopo questa predura direi di partire subito con il nostro ospite che ha fatto a qui Sanremo il tesoro di Sanremo il tesoro di Hitler. Ce ne parli? Molto semplice, la terza indagine, un ciclo di romanzi con un personaggio seriale che mi sono inventato un po' di anni fa, che si chiama Francesco Rengo, lo sbirro un poliziotto di entroterra, lo sbirro di Castel Vittorio, uno a cui piace il vino rossese, piace il cinghiale, piacciono le emozioni di entroterra. Si è fatto un master come poliziotto e poi ha iniziato a studiare. Finito a fare il sovrintendente in Piemonte, lo hanno sbattuto l'uomo giusto nel posto sbagliato a Sanremo e quindi si è trovato a indagare. Ha cominciato nel 2018 con Delitto il Festival di Sanremo, poi nel 19, no, 2018, perché dico nel 2020, 21 con Delitto al Festival di Sanremo, nel 2022 con lo smemorato di Sanremo dove si è trovato a che fare con una vicenda di circonvenzione di anziano e nel 2023 si trova con una indagine tra passato e presente. Tesoro nazista nascosto, un omicidio al Casinò di Sanremo ai danni di un agente tedesco che doveva partecipare a un torneo di Texas Hold'em e con tutte le conseguenze del caso, un'indagine tra passato e presente. Ecco, a questo proposito, chi legge questo tuo romanzo, coglie immediatamente un lavoro di preparazione, di approfondimento storico, davvero incredibile e molto, molto ammirevole da parte tua. Quanto tempo è durata la preparazione, diciamo così, della ricostruzione storica? Solitamente, per principio, ma questo ce lo insegnano i grandi autori della giornalistica e della scrittura in genere, in generale, bisogna prima studiare e poi essere pronti per scrivere. La scrittura è la fase della ricerca dove elabori, dove immagazzini anche piccoli e medi particolari che stanno in saggi storici. Io questi saggi li ho citati tutti in bibliografia, diciamo che un buon 6-7 mesi di tutto il mio tempo libero dalla vita lavorativa adesso. Perché mi sono arricchito umanamente nel leggere di queste storie di migranti, quindi la storia non cambia, perché adesso parliamo dei migranti della frontiera di Ventimiglia. Al tempo i migranti erano le famiglie ebree, quelli che scappavano per rifugiarsi in Francia, contro le leggi razziali, contro
il fatto che chiunque lavorasse anche nella pubblica amministrazione perdeva il posto decaduto per via delle leggi razziali. E io ho semplicemente cercato di raccontare quel periodo e mi sono immerso in quel periodo, in quell'atmosfera, che cosa ascoltavano le musiche, come funzionava la linea ferroviaria, come erano le abitudini, per esempio, per questi passeur, questi barcaioli che partivano dall'estrema frontiera, dalla Marina San Giuseppe, oppure dalla Baia di Latte, per portarli verso Menton, oltre Menton. Per esempio, la polizia italiana dell'epoca, che però chiudeva un occhio e li lasciava passare tutti, però i francesi non ne potevano più di questi ebrei che arrivavano in massa. E diciamo che ho cercato di raccontare quell'epoca attingendo prima le ricerche storiche, poi rielaborandoli in una figura di finzione che mi sono inventata, quella di un segretario comunale dichiarato di colpo decaduto per colpa delle leggi razziali. La vicenda era ispirata a un fatto reale, a un vice segretario che ha perso il posto nel 1938, Giulio Osimo, tra l'altro una vittima della Shoah, e mi piaceva proprio intrecciare l'azione tra passato e presente usando quell'effetto zigzag che può aiutare il lettore nel sentirsi coinvolto, perché alla fine i nodi vanno a completarsi, vanno a trovare la linea unitaria, però mi serviva questo sistema e che, ripeto, nessuno ha inventato nulla, io ho imparato da tanti altri autori prima di me che mi hanno insegnato questo aspetto e sapevo benissimo che la narrazione di Zack, stato presente, permetteva anche di creare quell'effetto di climax, di curiosità, e ho cercato di emozionarmi io, perché l'obiettivo era di emozionare il lettore, spero di esserci riuscito. Tra l'altro all'interno del libro questo parallelismo passato-presente ricorrente culto all'interno del libro, sì, ci sono proprio i capitoli che nel passato e poi attualmente proseguire della storia. Perché dialogano tra loro, sì, che cioè uno non può pensare il lettore e dire io leggo la parte del presente e la passata la salto, no, perché certi aspetti poi alla fine vanno a intrecciarsi e capire di più. Perché, per carità, l'oggetto in questione è la collana di Esther Lanzmann, la moglie del segretario Riccardo Luzzatti, anche lì con il nome Lanzmann, per caso la vedi. Ogni riferimento non è puramente casuale. E l'idea mia era la collana, il perché quella collana, e quindi tutto l'insieme che va a intrecciarsi tra l'indagine e il passato. Nicolò, hai fatto caso che ha detto il nostro autore che il protagonista, il personaggio, è un segretario comunale? Noi avevamo una cosa da chiedere a Maccatani, ti ricordi? Che cosa ci fa un rodense in Liguria? Ci fa che capita che ti porta nei luoghi più impensati e per amore, per affetto, e alla fine ti trovi in questi luoghi, conosci questo territorio, impari ad apprezzare questo territorio attraverso i suoi autori, Diamonti, Camino, Corengo, quindi direi anche Magliani, cioè quelle scritture che ti raccontano quel territorio, te lo fanno sentire, che quando tu venerdì mattina passi lungo la provinciale, passi davanti al castello di Cosimo Piovasco e poi quando rientri passi lungo il rio Merdanzo e arrivi a Baiardo, che è il luogo del racconto di una battaglia di Calvino, cioè tutto quel territorio. Passi da Applicare, che Applicare pensa all'angelo di Avrivi di Piemonte, cioè quel territorio ti racconta quello che è stata la tradizione letteraria relativa dell'estremo ponente ligure, che io non sono ligure, mia moglie è una Sismondini di Ventimiglia, che mi ha trasmesso questa passione, questa curiosità, e mi sono immerso in tutte le maniere. Infatti il tuo protagonista insieme alla sua fidanzata, la Martina, vanno avanti e indietro per il territorio toccando varie località con frequenza praticamente di capitolo per capitolo, e dalle pagine di questo loro scorrazzare, che non sembra uno scorrazzare mondano o per diletto, ma anzi a volte incappano in varie disavventure, emerge benissimo il tuo amore per questo territorio, non soltanto quello più famoso come Dolceacqua, che tutti noi
abbiamo la testa, non, non, la testa. Non ama il territorio? No, allora è un ottimo scrittore, perché l'impressione è diversa. No, non sto scuotendo la testa. Allora, c'è da distinguere due aspetti. L'entroterra glamour, che rischia di diventare troppo oleografico, è quello che temo un po' per Dolce Acqua, come è già accaduto per Applicare, dove i valori immobiliari delle case sono cresciuti in maniera esagerata. Poi vai a Baiardo, dove invece le case le trovi dei prezzi assolutamente ridicoli, ma non perché sia 800 metri sopra l'altezza del mare, ma perché non c'è stato quel fenomeno, diciamo, immobiliare glamour alla francese in stile franco-provenzale, che ha reso quel posto iconico e con tutte le conseguenze del caso. Dolce Acqua ha più turisti, lo ammetto, ha più turisti in certi comuni costieri della nostra zona, ma perché ha saputo lavorare bene attraverso la promozione del territorio. I figli degli storici produttori di Dossese hanno aperto delle enoteche di degustazione tra i caruggi del castello. E questo, voglio dire, è una cosa bellissima, però c'è un pienone di turisti e di gente che porta a un problema di sostenibilità nel fatto che, per esempio, non trovi porto macchina, c'è sempre pieno di gente, c'è anche tutto un limite. Castel Vittorio invece mi piaceva perché è un posto semplice, un posto tranquillo, 200 abitanti, c'è un bar ristorante, un altro ristorante, ci sono tre ristoranti, però è un negozio di alimentari, però la gente si conosce tutti. Si conosce tutta, organizzano insieme la squadra di cacciatori con quelli vicini di Baiardo, naturalmente non con quelli di Pigna, perché sono confinanti, amici e nemici. Sì, è come dire Pisa Livorno, è come dire Brescia Bergamo. Piacenza Cremona. Sì, ma si può andare avanti a Iosa fino a domani mattina. Però la cosa particolare di questo territorio, vedi, è che Orengo è un movimento terra che poi è diventato genuano stando appunto in polizia a Genova, e perché giocava già a pallone, naturalmente non nel Pigna ma nell'Oceano. Però è tutto suo. E che quando è arrivato a Sanremo a lavorare, sopporta l'effetto glamour, sopporta tutto il vissuto di questa città dove accade tutto il contrario di tutto. E si rilassi, quindi trova le proprie radici, la propria vita. Proprio negli angoli di questo centro storico, di questo piccolo paese, di Castel, un paese di 200 anime, su una collina sopra Pigna, nell'estrema Valneria, sulla strada per andare in Valle Argentina, un posto incredibile, dove ti fermi e ascolti il rumore delle frasche degli alberi, dove senti la calma, proprio il rumore del silenzio della natura, e poi magari ti spuntano fuori questi gattini bellissimi che ti capita di fotografare, se non stai attento di sera ti becchi anche qualche cinghiale, e lì non c'è la peste suina, per fortuna, però ci sono degli ottimi cinghiali, e puntualmente, infatti, qual è il primo piatto per eccellenza di queste fattorie? Il cinghiale dei cacciatori, che non è il cinghiale alla piemontese, è il cinghiale sciolto per ore e ore nel vino rosso, ed è buono, buonissimo, perché è unito alle spezie, è unito, diciamo, a tutte quelle erbe tipiche della zona Puggio, diciamo, dell'estremo entroterra, i confini con la Francia, e ti si scioglie in bocca, è di una bontà immensa e ti senti veramente in mare. Quando io frequentavo Albenga, Achille, anni fa, ho conosciuto il maestro che suonava l'organo nella chiesa di Nasino, che è proprio qui, che un cinghiale l'aveva ammazzato a randellate. Ma lui aveva 82 anni quando questo era accaduto. Comunque ti stai un po' ligurizzando o sbaglio? Tutto questo odio per noi poveri milanesi che caliamo sulla riviera. Oh, non è odio per i milanesi, perché abitando a 20 miglia sono abituato più che i milanesi a quelli di Borgo San Dalmazzo, diciamo di Boves, di Cuneo, che adesso però mi tocca passare le 26, devono passare per forza dal Colle di Calibona, perché il tunnel del Tenda è ancora chiuso e ci levorà fino alle 24. Però in tutti i casi a 20 miglia, e per carità portano un po' di soldi nei supermercati, non sempre, perché spesso si portano dietro la carta igienica, si portano la carne congelata, un po' tipico dei milanesi quando andavano negli appartamenti e vidi di Comacchio, per dire, cioè che aveva quindi la similitudine diversa. Lo facevano anche i miei genitori quando andavamo all'Isola delle Nazioni, questo quando avevo 12-13 anni, e più o meno la storia, same old story, direbbero gli americani.
Achille, io ti volevo fare prima una domanda un po' più su di te, sull'autore. Tu prima hai detto che bisogna leggere prima tanto, prima di iniziare a scrivere. È il tuo caso? Tu prima di diventare scrittore eri un divoratore di libri? Io, di che genere, qual era il genere? Ma a 12 anni mi sono letto tutta la seconda guerra mondiale di Churchill, nella versione integrale. Più un sacco di libri sulle storie dei partigiani. Io saccheggiavo la biblioteca civica di Carnago Brianza, abitavo sopra, scendevo giù, scendevo i libri, volavo e poi la sera dopo li restituivo. Il bibliotecario se ne accorgeva che mancavano. Però non diceva nulla, cioè, perché sapeva che era lo stesso giorno. Il segretario comunale di Cavenago che va a prendersi i libri, se li prende, e mi sono fatto una bella divoratura di libri. Poi tra i 19 e i 20 anni ho fatto giù un primo romanzo, l'ho scritto a macchina, l'ho finito, l'ho revisionato, corretto, l'ho fatto vedere a uno scrittore, due anni dopo, mi disse: e non è ancora fortunato per la narrativa, lei può fare saggistica. Lei le manca ancora qualcosa, va bene. Mi sono messo a scrivere articoli di diritto amministrativo, saggi, diritto degli enti locali, diritto dei servizi sociali, facevo tutt'altra roba. Poi a un certo punto, arrivato 42 anni, così, ho detto, prendo quel vecchio romanzo. Improvvisamente tutta la storia mi si è esplosa. E si è cominciato a ingrandire. Poi ho trovato una persona che mi ha fatto da edito. Conosco nel frattempo, per circostanze strane, l'editore Carlo Marco Frilli. Marco Frilli, e mi dice: mandami questo romanzo. 10 giorni dopo mi telefono e mi dice: il romanzo è nostro. Esatto, romanzo rock ambientato nella Milano negli anni Ottanta. Ci sono beccato anche il premio di Casa di Tirreno, ho detto: ma cosa cavolo? Però non mi sentivo ancora pronto per il discorso giallistico, come invece mi chiedeva di fare così. E poi dal 2018 abbiamo cominciato e siamo arrivati ai nostri giorni. Purtroppo però il tempo è tiranno, le ferrovie dello Stato anche. Questo microfono ce l'ha con me, l'ha portato Mazzavillani da casa. Questo che quando mi avvicino io... Non confermo e neanche smento. No, detto questo, ultimi 30 secondi autogestiti per Achille e poi ci saluteremo. Ah, e poi domanda è se stai scrivendo una nuova avventura. Diciamo dei 30 secondi. Allora, Sanremo il tesoro di terza indagine del commissario Francesco Rengo, romanzo giallo, ma anche un'immersione nella storia, diciamo tra 1938 e 1940. Dell'estremo ponente Ligure, un'occasione anche per rivedere un po' il nostro passato, quello che era il ponente durante il periodo precedente e durante la seconda guerra mondiale. Quindi anche un'occasione anche per una bella lettura, ma anche per poter riflettere su quel periodo. Per quello che riguarda i prossimi appuntamenti, allora, il 31 di agosto in tutte le edicole uscirà il primo romanzo della serie del commissario Rengo, dedito al Festival di Sanremo, con nuova copertina, ma abbinato alla Gazzetta dello Sport nell'ambito della collana Noir Italia. Poi, a fine ottobre, uscirà un mio racconto, nell'antologia Musica e Noir di Fratelli Fili Editori, in ricordo dell'indimenticato editore Marco Frilli. Titolo del racconto è Je t'aime, la canzone di Gainsbourg. Ovviamente, essendo di frontiera, non si può citare il grande autore francese. Poi ho consegnato a Friedrich già il quarto episodio di Orengo e mi dirà qualcosa lui, già pronto. Ma Capani perde il treno. No. Ho sempre un piano B. Noi l'accompagneremo a Ventimiglia, anzi viene Mazzavillani, così magari mercoledì ha risolto giallo, non c'è. Guarda, ma Mazzavillani, l'ho già sentita, è di origine da Vennate? No, di Bologna. Non c'è, cioè, attenzione, perché da parte di mio papà è veneto, sono di... Ma c'è una illustre Mazzavillani, un po' non mi conosce.
Davvero? Un succo di sangue? No. In sfida Mazza Villani, la moglie del grande direttore d'orchestra di Carlo Mutti. Siamo qui. Direttrice artistica del Ravenna Festival. Caramba, che sorpresa! Io qui mi alzo in piedi. Ma ci siamo giocati Mazza Villani, adesso non lo sopporteremo più. Grazie a tutti, da Risolto Giallo a Maggio in Giallo, da Alessia Sorgato. Nicola Mazzavillani, buona serata a tutti. E buona serata a tutti anche da me, a Fidel Macapagni. E viva il Ponente, viva la Liguria! Quanto c'è di giallo nella vostra vita? E quanto c'è di noir nella vostra vita milanese? Scopritelo con noi a Risolto Giallo!